Si discute del futuro dei lavoratori del comparto forestale e del DDL 104 nel corso di un'assemblea organizzata da Alicomsal e Sifus. Un incontro, quello svoltosi lunedì 12 dicembre 2016 all'interno del Centro Culturale Polivalente Michele Abbate, in cui oltre ai lavoratori erano presenti anche alcuni rappresentanti delle amministrazioni locali. Oggi siamo qui a discutere con i lavoratori della provincia di Caltanissetta per capire qual è l'atteggiamento che dobbiamo tenere nei confronti del governo. È chiaro che l'atteggiamento che vogliamo tenere nei confronti del governo è un atteggiamento propositivo. Noi abbiamo già da alcuni anni in campo una proposta di legge di iniziativa popolare che guarda alla stabilizzazione di tutti i lavoratori forestali dentro un quadro di pubblica utilità e produttivo. Una proposta di legge che ci consentirebbe di recuperare le risorse necessarie appunto per la stabilizzazione da altri canali di finanziamento, canali che sono diversi rispetto ai canali tradizionali da dove fino ad oggi la regione siciliana ha tratto le risorse per far lavorare quei lavoratori, i lavoratori quelle misere giornate che hanno lavorato appunto fino ad oggi. Quindi dal nostro punto di vista è necessario che i lavoratori facciano tutti massa critica e rivendicano assieme al Sifus, quindi assieme a noi, il voto da parte dell'Assemblea regionale a questo disegno di legge che si chiama disegno di legge 104 del 2013, che risolverebbe in maniera definitiva il problema del comparto. Quando mi riferisco al comparto non mi riferisco solo ai lavoratori, ma mi riferisco pure al patrimonio boschivo e forestale e soprattutto mi riferisco alla messa in sicurezza del territorio siciliano. Abbiamo dimostrato che i lavoratori forestali, quando vengono utilizzati per il territorio, sanno svolgere con precisione e impegno le loro funzioni. Lo abbiamo visto sull'utilizzo del dissesto idrogeologico nei comuni, sono stati ben utilizzati, ma quest'anno non hanno visto una prosecuzione verso questa direzione e quindi sono più le somme che vengono utilizzate per riparare i danni che per la prevenzione. Ecco la nostra richiesta, sia da parte dell'Alicomsal che del Sifus, è di mettere in campo una sana politica e che il deputato regionale, il presidente Crocetta, si assumano la responsabilità di stabilizzare questi lavoratori, perché abbiamo dimostrato che la stabilizzazione è possibile.